La Polonia chiede alla NATO misure concrete nella crisi dei migranti al confine con la Bielorussia. Inoltre, insieme a Lettonia e Lituania, valuta se attivare l'articolo 4 del trattato istitutivo che prevede consultazioni a livello dell'alleanza se è minacciata l'integrità territoriale di un paese membro. Intanto, con le temperature sotto lo zero e senza assistenza, per le migliaia di persone ostaggio dei due blocchi si avvicina lo scenario di una vera catastrofe umanitaria. Molti di loro provengono da Iraq e Siria e hanno il diritto di presentare una domanda d'asilo. We don't have food, we don't have water. Siamo senza cibo e senza acqua. Speravamo che qualcuno ci avrebbe aiutati in un paio di giorni. Invece siamo qui da 3 settimane e abbiamo solo 2 bottiglie d'acqua. Ci è successo di tutto. Abbiamo perso la tenda, i sacchi a pelo. La notte siamo stati costretti a cercare riparo nella foresta con 2 gradi sotto zero. Minsk, che è accusata di avere innescato la crisi trasferendo i migranti al confine europeo, mostra in televisione la Croce Rossa bielorussa distribuire acqua a donne e bambini e accusa la Polonia di essere responsabile della situazione. Opposta alla posizione di Varsavia e di Bruxelles, che bollano le provocazioni di Lukashenko come ritorsioni alle sanzioni contro Minsk dopo le contestate elezioni dell'anno scorso. L'Unione Europea sta lavorando ad altre sanzioni che si prevede prenderanno di mira alcuni funzionari bielorussi, le agenzie di viaggio e le compagnie aeree che hanno aiutato a trasferire i migranti in Bielorussia.